Giancarlo Dall'Aglio, Commodities Trading, buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti. Buon pomeriggio Alessandra, grazie per l'invito. Guarda, ti chiedo rapidamente innanzitutto un parere su tutto ciò che è accaduto ieri e soprattutto quali sono le tue aspettative in termini di prezzi. Bisogna dire che la volatilità è altissima su tutte le commodities, tantissimi sali e scendi nelle ultime ore e da ora in avanti possiamo aspettarci dei prezzi ancora più elevati per quanto concerne petrolio e gas. Beh, ovviamente nessuno può saperlo perché dipenderà da situazioni esogene, quindi dalla questione geopolitica che si sta sviluppando ora dopo ora. Per quanto riguarda il gas americano, secondo me non viene influenzato il prezzo in questo momento da ciò che sta succedendo ai confini dell'Europa. Gli Stati Uniti sono già al massimo della capacità di export verso l'Europa e quindi anche in caso di situazione, insomma, dell'aggravarsi della situazione, non potrebbe fare di più. Ecco perché il gas americano ha un andamento completamente diverso rispetto a quello del benchmark europeo. Fino a qualche ora fa, fino a 48 ore fa, c'era una situazione ancora di meteo avverso, quindi dopo un gennaio che è risultato fra i più freddi degli ultimi anni, anche la prima parte di febbraio ha dato problemi a livello meteo, però anche in questo caso, insomma, il meteo sembra adeguarsi alle questioni geopolitiche, è molto volatile, cambia molto rapidamente, quindi nelle ultime ore c'è stato un miglioramento. Quindi cosa guarda il mercato in questo momento? Guarda alle scorte, al deficit di scorte di natural gas. Per questa settimana c'è un'attesa di prelievo che è inferiore a quella della media a 5 anni e anche al prelievo dello scorso anno. Ovviamente bisognerà vedere poi quali saranno le proiezioni per tutto la restante parte del mese di febbraio e anche per il mese di marzo. C'è da dire che proprio mezz'ora fa lo spread marzo-aprile, cioè lo spread inverno-primavera del natural gas, è andato dopo tantissimo tempo per qualche minuto in contango, quindi la scadenza aprile ha superato la scadenza marzo. Questo vuol dire che l'effetto meteo in questo momento è messo un po' da parte e si guardano altre dinamiche, quella della domanda e dell'offerta. In questo momento sono abbastanza equilibrate, però ovviamente bisognerà vedere quale sarà poi la capacità di rientrare dal deficit di scorte accumulato nelle ultime settimane. Questo è il gas. Riportandoci alla questione petrolio, è evidente che il petrolio stava cominciando una fase di correzione, poi è arrivato nuovamente un ulteriore inasprimento della situazione geopolitica e ovviamente il mercato comincia subito a apprezzarlo. Sarebbe molto più grave un inasprimento del conflitto, diciamo, in termini di forniture di petrolio rispetto a quelle di gas. Ricordiamo che a meno di non andare, insomma, all'emergenza più totale, ci sono dei prezzi bloccati con contratti a termine che sono molto più bassi rispetto a quelli dello spot attualmente praticati in Europa e quindi servirebbe un alleggerimento della tensione, soprattutto perché a livello globale non si può in questo momento assolutamente rinunciare ai circa 10 milioni di barili della Russia, che ricordiamolo è uno dei tre principali produttori di greggio. L'Iran è pronto a riversare nelle scorte globali circa 80 milioni di barili, qualora, diciamo, si concludessero questi accordi che vanno, queste trattative per un accordo che va avanti da diverso tempo con gli Stati Uniti, eliminazione dell'embargo, e poi sarebbe pronto a immettere sul mercato 2,2-2,6 milioni di barili al giorno. Insomma, risolverebbe tanti problemi al cartello dell'OPEC. Ecco, parlando del Resto cartello dell'OPEC, volevo semplicemente capire quali sono le tue attese per settimana prossima,
anche perché all'interno dell'OPEC Plus c'è anche la Russia, quindi si tratta di una situazione estremamente complessa, nel senso che bisogna capire se l'OPEC avrà, come dire, il desiderio di aumentare la produzione. A questo punto, quale sarà anche la posizione della Russia con Alexander Novak, ministro dell'energia? Insomma, tanti nodi da risolvere, sicuramente una riunione molto attesa. Quindi, ecco, a tuo avviso, che cosa farà l'OPEC settimana prossima, o meglio, che cosa dovrebbe fare? Allora, l'OPEC in questo momento non ha la capacità di produrre nemmeno i 400.000 barili in più al mese, al giorno che aveva annunciato fin da ottobre, se non ricordo male. Ne sta producendo molti di meno. I dati di dicembre raccontavano di 166.000 barili anziché 400.000, vado a memoria. Per gennaio c'è stato un incremento fino a superare i 220.000, ma non si è andati a target. Questo perché, come abbiamo detto diverse volte, alcuni paesi non sono in grado di produrre di più, di aumentare la loro produzione. Vi sono delle difficoltà, per esempio, abbastanza importanti da parte della Nigeria e della Libia, e l'Arabia Saudita cerca di far fronte producendo al massimo, ma non si riesce ad arrivare a target. Ovviamente qua sta anche il nodo delle sanzioni e controsanzioni, perché fino adesso, da quello che mi risulta, si è parlato di sanzioni che riguardano solo alcune zone interessate appunto dalla tensione maggiore, e sono sanzioni, diciamo, fra virgolette, apparenti, nel senso che dal lato pratico non fanno molti danni. Esisterebbero poi delle sanzioni più importanti, e poi ci sono le sanzioni che fanno male a tutti. Addirittura, insomma, le cosiddette sanzioni boomerang, come ho detto prima, e cioè arrivare a una chiusura totale, per esempio per il nostro paese significherebbe rinunciare a circa 8 miliardi di export, ma rinunciare anche a circa il 30% del gas che viene importato dalla Russia. Insomma, non credo che ce lo si possa permettere, e quindi continuo a pensare che ci saranno tutti i tentativi possibili per agire in via diplomatica. Ovviamente poi ci sono parti in questione che tendono a soffiare sul fuoco. Insomma, la sensazione è che gli Stati Uniti facciano molta propaganda, ma in realtà una situazione di inasprimento probabilmente favorirebbe solo loro, perché si destabilizzerebbe l'Europa, che comunque è un avversario commerciale degli Stati Uniti. Quindi, insomma, bisogna prendere in considerazione un po' tutti gli elementi. Sull'OPEC non credo che siano in questo momento capaci di aumentare oltre le cifre annunciate la produzione, non ancora per il momento. E dunque andiamo a vedere anche i metalli preziosi, in particolar modo l'oro, e poi un altro accenno ovviamente al gas naturale, che adesso rimane nello spe in speciale osservato, specie in Europa. Vedo l'oro che torna sopra quota 1900 dollari all'oncia, attualmente si trova a 1907, al rialzo di mezzo punto percentuale. Ecco, molto volatile anche l'oro e i metalli preziosi in queste ultime 24 ore. Quali sono i tuoi prossimi target? E soprattutto, ecco, possiamo vedere delle quote ancora più, delle quotazioni ancora più ambiziose? Sì, l'oro in questo momento si sta comportando esattamente da bene E ci rifugio. mancava un po'. Sì, ci mancava un po', ha cominciato a tirar dritto proprio da quando si sono acuite le tensioni. Siamo su una fascia di resistenza tecnica, insomma, poco sopra area 1.900. Se dovesse essere superata, e dipenderà esclusivamente dall'andamento delle questioni Russia-NATO, le definisco così. Si va a 1960. Ieri leggevo un report di JP Morgan che invece è molto più pessimista sull'oro. Parla di 1.600 dollari per oncia alla fine del 2022. Ovviamente queste previsioni sono fatte tutte per essere insomma, per essere disattese, come quelle di Goldman Sachs sul petrolio nel 2008. Insomma, si utilizzano dei modelli, e poi però devono coincidere tutte le caselle. Quando ci sono questioni geopolitiche, gli operatori di mercato, me incluso, non sono molto contenti, perché ovviamente io che vado ad analizzare i fondamentali, normalmente la domanda e l'offerta e una serie di altre variabili, se poi ce ne aggiungiamo altre ancora e la parte geopolitica in questo momento è predominante,
diventa abbastanza complicato e quindi personalmente preferisco agire poco e rimanere più fuori dal mercato il più possibile. Quali, scusami, i tuoi prossimi target sull'oro? 1960, se dovesse essere superata quest'area di 1920. Ottimo, ultimissima domanda per quanto concerne invece il gas naturale, lì vale la pena entrare sul mercato o adesso i prezzi sono troppo elevati? Guarda Alessandra, secondo me c'è grande confusione. Io personalmente propenderei più per un ribasso del gas naturale americano, ovviamente. Ok. Questo perché se non intervengono ulteriori elementi, e cioè non arriva nessun altro fronte freddo importante, probabilmente i dati sul prelievo di scorte potrebbe essere disatteso. La stagionalità in questo periodo è abbastanza tranquilla, di solito è discendente, e quindi credo che sia più facile andare verso i 4 dollari che verso i 5 dollari e mezzo. Vedremo insomma come si comporterà il mercato, però al di là della confusione e della volatilità che c'è, propendo di più per prezzi più bassi rispetto a quelli attuali nelle prossime settimane. Grazie mille Giancarlo Dall'Aglio, Commodities Trading, grazie per essere stato con noi, alla prossima e buon proseguimento. Grazie a tutti voi.